E salve a tutti youtubers, il vostro Filippo Ferenza qui con la seconda puntata dedicata alle migliori pizzette di Catania. Questa volta, come avete potuto leggere dal titolo, parleremo della famosa pizzetta di Savia. Ed eccoci qua con il packaging della pasticceria Savia, devo dire questa molto figa, classica. Una delle pasticcerie penso più famose di tutta quanta Catania. Packaging devo dire semplice ma curato, con la scritta ovviamente pasticceria Savia dal 1897. Ed eccola qua in tutto il suo splendore, la famosa pizzetta di Savia, che devo dire è molto invitante. Non so se si riesce a vedere. Questa la taglio. Anche questo devo dire un impasto molto soffice, più bassa rispetto a quella del panificio di Anthony La Farina. Un concept devo dire leggermente differente. Abbiamo qui una percentuale di formaggio minore rispetto a quella che mi aspettavo, una bella e generosa quantità di salsa, ovviamente l'origano, e il nostro fantastico impasto. Anche questo devo dire che è abbastanza pesantuccia. 155 grammi di peso per questa pizzetta. Ed eccola qua, possiamo vedere un impasto molto più cotto, come si può vedere anche qui nel fondo, una distribuzione devo dire più omogenea di croccantezza. Può vedere come il pomodoro, come il velo di pomodoro e anche il tocco di formaggio siano quasi amalgamati. 155 grammi pagati 2,40 euro, e ora vedremo se sarà il vero must come dicono tutti oppure no. Buon appetito! E devo dire che non è male, mi aspettavo qualcosina in più, considerando che sulla maggior parte dei siti posizionata al numero 1 come migliore tavola calda di Catania. La pizzetta di per sé non è male, nonostante era leggermente tiepida, l'impasto era perfetto, era leggermente croccante come piace a me. L'unico lato negativo di questa pizzetta sta proprio nel formaggio, nel senso, anche se non sembrava nella sua totalità di essere trapieno, sovrastava la dolcezza e anche la bontà di questa salsa al pomodoro, che era condita veramente come si deve. Lo so che può sembrare una sciocchezza, però quando la mangi tutta quanta dici secondo me una passata in meno di mozzarella avrebbe dato quel tocco in più per goderti al meglio questa fantastica pizzetta. E quindi ragazzi, che dire, spero che la seconda puntata dedicata alle migliori pizzette di Catania vi sia piaciuta. Vi metterò qua sotto il link in descrizione la puntata precedente e anche quelle future. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, condividetelo ovunque, scrivetemi anche nei commenti qual è il vostro gusto di pizzetta preferito. Alla prossima e buon appetito!